il sigillo della Regione e i Carabinieri. Presidenze delle commissioni. Informativa della Giunta sui fondi dell'Unione Europea. La Commissione Urbanistica e le ATC. 7 giorni in consiglio. I vertici del Consiglio regionale della Giunta hanno consegnato all'Arma dei Carabinieri il sigillo della Regione. In settimana si sono riunite in congiunta le commissioni prima, programmazione politiche comunitarie, terza, attività produttive e sesta, cultura e istruzione, per l'informativa della Giunta in merito ai fondi europei e la seconda commissione, urbanistica, sulle aziende territoriali per la casa. In primo piano. Il Consiglio regionale ha conferito all'Arma dei Carabinieri, con la cerimonia del 14 luglio a Palazzo Lascaris, il sigillo della Regione, massima onorificenza piemontese, in base a una delibera approvata all'unanimità dall'Assemblea legislativa lo scorso 18 marzo. A consegnarlo al Comandante generale dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, sono stati i presidenti del Consiglio regionale Mauro Laus e della Regione Sergio Chiamparino. All'insediamento per la 10ª legislatura le commissioni permanenti hanno definito i rispettivi uffici di presidenza. Prima, programmazione e bilancio, presidente Vittorio Barazzotto, Partito Democratico, vice Elvio Rostagno, PD e Gianluca Vignale, Forza Italia. Seconda, urbanistica, edilizia e trasporti, presidente Nadia Conticelli, Partito Democratico, vice Antonio Ferrentino, PD e Federico Valetti, Movimento 5 Stelle. Terza, Industria, Agricoltura, Turismo, presidente Raffaele Gallo, Partito Democratico, vice Giovanni Corniati, PD e Claudia Porchetto, Forza Italia. Quarta, Sanità, presidente Domenico Ravetti, Partito Democratico, vice Davide Bono, Movimento 5 Stelle e Domenico Rossi, PD. Quinta, Ambiente, presidente Silvana Cossato, Partito Democratico, vice Walter Otria, PD e Diego Sozzani, Forza Italia. Sesta, Cultura, presidente Daniele Valle, Partito Democratico, vice Paolo Allemano, PD, Francesca Frediani, Movimento 5 Stelle. Giunta delle elezioni, presidente Paolo Mighetti, Movimento 5 Stelle, vice Andrea Piano, Partito Democratico e Massimo Berruti, Forza Italia, segretario Gabriele Molinari, Scelta Civica. 2 miliardi di euro di investimenti che si riverseranno nei prossimi 7 anni sul territorio piemontese. È questa l'entità dei fondi strutturali europei esaminati in seduta congiunta dalle commissioni prima, programmazione e politiche comunitarie, terza, attività produttive e sesta, cultura e istruzione. I programmi operativi sono stati illustrati dagli assessori Giuseppina De Santis, attività produttive e innovazione, e Gianna Pentenero, formazione professionale e istruzione. La seconda commissione si è riunita per ricevere una informativa dall'assessore alle politiche per la casa Augusto Ferrari e per iniziare l'esame del disegno di legge sul riordino delle agenzie territoriali per la casa. I punti salienti del provvedimento proposto dalla Giunta prevedono la riduzione delle ATC piemontesi da 7 a 3, con i componenti dei consigli di amministrazione ridotti a 3 dagli attuali 5.